Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Leak of the Week, la mia rubrica dedicata all'improvvisazione e allo studio del fraseggio. Continuiamo il discorso intrapreso la scorsa puntata vedendo un nuovo leak con le corde a vuoto in posizione aperta nello stile questa volta di Freddie King. Dopo la sigla! Questo leak è piuttosto semplice, come lo era anche il grande Freddie King. Lui, come tanti altri chitarristi del Texas Blues, riuscivano con poche note, solitamente pentatoniche sulla scala blues, a trasmettere delle grandi emozioni. È proprio il caso di questo leak che si muove sulla scala blues e la pentatonica di Mi minore, ma vediamolo subito nel dettaglio. La tecnica per eseguire questo leak è tutta con il plettro, puoi fare ad esempio la pennata alternata o l'economy picking, come preferisci. Non sono presenti legati tranne all'inizio. Infatti il lick inizia con la nota La suonata subito di passaggio per portarci alla nota Si al quarto tasto. Siamo infatti entrati temporaneamente nel secondo box pentatonico di Mi minore. A seguire la nota Re al terzo tasto della seconda corda e poi la nota Mi a vuoto, prima corda. Nota sempre l'andamento terzinato. 1, 2, 3. Continuiamo quindi il fraseggio con la nota Sol al terzo tasto della prima corda, a seguire la nota Mi a vuoto e di nuovo il terzo tasto sulla seconda corda a vuoto, nota Re. Continuiamo con un'altra terzina, questa volta con la corda a vuoto, la seconda, la blue note, terzo tasto, terza corda, Si bemolle, e la nota La al secondo tasto, sempre della terza corda. Quindi. Termineremo questa battuta con una nuova terzina che inizierà con la terza corda a vuoto, la quarta corda al secondo tasto e poi a vuoto. Quindi Sol, Mi, Re e poi conclusione sul Mi. Tutto fin qui. E il lick terminerà con tre semplici note. Il Si a vuoto, il Re che verrà eseguito con un blues band e poi verrà rilasciato e vibreremo. Da capo lentamente. Ricorda dove puoi di vibrare sia sul Re sia ad esempio sul Mi. Se vuoi puoi fare un blues band sempre sulla terza e sulla settima. Prova a suonare questo fraseggio anche sulle ultime due battute di un giro blues, praticamente sul turnaround finale. Funziona molto molto bene. Bene ragazzi, grazie per avermi seguito fin qui, spero che questo leak vi sia piaciuto, scrivetemi un commento qua sotto per farmelo sapere e se volete approfondire l'argomento iscrivetevi al mio gruppo Professione Chitarrista, vi lascio il link in descrizione. Bene, anche per oggi è tutto, mi raccomando, se il video vi è piaciuto cliccate mi piace, doppio mi piace e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qui sotto e attivate la campanella. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo Leak of the Week. Ciao e buona musica!